questo qui è un video dei saldi e finalmente non si parlerà di libri, ma si parlerà di make-up, insomma. Prima di iniziare vi volevo far vedere alcuni oggettini che mi hanno regalato dei miei amici. Un giorno sono andata a truccare una mia amica a casa, Giulia, e lei mi ha voluto regalare questo rossettino qui della Gigo, che è il numero 06. È molto molto bello, è quello che ho indosso e non me l'aspettavo sinceramente che fosse così bello. Una volta che è asciugato, non si trasferisce per niente. Adesso vi faccio vedere. Non si trasferisce, quindi è una cosa molto bella di questo rossetto. Infatti la ringrazio tantissimo, perché lei purtroppo ha le labbra troppo grosse e non gli piace questo rossetto, e quindi me l'ha voluto regalare a me, me l'ha voluto fare come regalo perché l'avevo truccata. Scusatemi. Poi il mio amico pazzo, come al solito, Gianluca, che saluto, mi ha regalato questo pennellino qui. Voi vi chiederete: che cos'è questo pennellino di speciale? Niente, l'ha comprato solamente alla MAC. Mi pare che l'ha pagato 23 euro, una cosa del genere. È il numero 263 ed è il pennellino per eyeliner più bello che abbia mai avuto. Cioè, da quando mi ha regalato questa bellezza di pennellino non ho più smesso di utilizzarlo, perché ha una precisione assurda e cioè, è veramente bellissimo. Infatti, se avessi soldi, l'andrei a comprare un altro. Poi sono passata da H&M e ho trovato questi pennellini a 1 euro, perché mia madre di solito li utilizza, questi pennellini dei H&M, e visto che ultimamente hanno alzato molti prezzi, cioè costano 2,95 euro, questo qui invece costa 3,95 euro, costano parecchio, allora glielo ho voluti comprare. Vabbè, questo qui è per me, scusatemi, questo qui è per me ed è bianco, insomma lo volevo provare da tanto, visto che costava 1 euro l'ho comprato. Questo qui invece è quello che ha due punte. Così magari lo vedete, uno così per applicare, e questo qui per eyeliner, un altro che è identico, e un altro invece che è identico a questo, però è un po' più piccolo. Poi sono andata da Stella Z, c'erano un sacco di bellissimi orecchini, però alla fine questi orecchini qua mi hanno conquistata. Sto parlando di questi orecchini qui. Allora, questi qua costavano 6,99 euro, io invece li ho pagati al 50%, li ho pagati 3,50 euro, e sono una meraviglia di orecchini. Non ho fatto molti acquisti, però insomma ho cercato di essere molto ristretta sul make-up, anche perché ce ne ho molti, e ho preferito più optare per i libri. Poi sono andata da Kiko. Perché tutti quanti parlavano bene di questi matitoni qui per gli ombretti, cioè, no, questi matitoni ombretto, e ne ho comprati tre e sono bellissimi e tengono in una maniera assurda, ragazzi. Ho preso il numero 8, il 10 e il 33, non so come farveli vedere. A parte che la scatolina è bellissima perché è damascata ed è proprio bella la confezione da avere. Allora, il numero 8, tanto ne avete già visti. Comunque il numero 8 è una specie di color champagne, non so esattamente come definirlo, comunque da un punto luce se viene messo all'inizio dell'occhio, ed è questo qui. Hanno una durata veramente ottima. Di solito i matitoni in questo modo li mettete, poi vanno a finire nella pieghetta, invece questi qua rimangono come se fossero quasi ombretti in crema. E li ho pagati 3,90 euro l'uno, ma sono bellissimi, secondo me sono veramente buoni. Perché oltretutto bisogna toglierli con un prodotto struccante waterproof, per togliere quelli waterproof.
poi il numero 33, che è questo color viola, ma è una cosa, cioè è molto molto scuro, però ha dei riflessi diciamo rosa, dei brillantini rosa, ed è bellissimo, l'ho voluto comprare. E poi ultimo matitone, ma non meno importante, il numero 10, che è un color tortora, e come vedete l'ho utilizzato un sacco, e praticamente il numero 10 e il numero 8, da quando li ho comprati li utilizzo di continuo. Oggi l'ho messo diverso, così per non sprecarli tutti praticamente, perché sto sulla buona strada. Ed è questo qui, che in confronto agli altri è quasi matte, non ha nessun brillantino all'interno, invece l'8 e il 33 sono un pochettino shimmer, diciamo. E purtroppo questi qua sono gli unici acquisti che ho fatto, però devo dire che sono pochi ma buoni per adesso. Almeno vorrei andare alla Coin e vedere se ci stanno ancora qualche saldi. Vorrei comprare almeno una Yankee Candle, quelle piccole, le Tarte, non so come si chiamano, quelle piccole costano tipo 2 euro, vorrei vedere se ci sono, e me le comprerei se ci sono almeno una. E niente, questo qui è tutto, spero che vi sia piaciuto, anche se è molto ristretto come video. Vi do un bacione, alla prossima, ciao!